Rocco De Santis, buongiorno. Siamo all'Hotel Brunelleschi a Firenze, due passi dal Duomo, un contesto direi magnifico. Il tuo ristorante, il ristorante gourmet dell'albergo, si chiama Santa Elisabetta. Vuoi raccontarci intanto come sei arrivato qui? Perché tu sei campano, no? Esatto. Allora, io sono arrivato qui attraverso un collega che mi aveva segnalato alla proprietà. Il Santa Elisabetta in origine era un carcere femminile dove già era presente un ristorante. Con il mio arrivo ci siamo concentrati con l'apertura a maggio del 2017 del Santa Elisabetta. Io ho fatto delle bellissime esperienze, passando da Gennaro Esposito come sous chef, da Georges Blanc. La volontà della proprietà era quella chiaramente di avere la possibilità di essere riconosciuti dalla Michelin. Abbiamo rivisto un po' il setup dei tavoli, abbiamo comprato le poltrone, piatti. La richiesta era tanta e tale che mi dava dei limiti da un punto di vista, diciamo, di cucina. Quindi ho avuto la possibilità, attraverso degli amici, di contattare questa bellissima azienda, la Gico. E qui viene il bello, perché qui siete in centro storico a Firenze, avrete dei vincoli enormi e gli spazi probabilmente non sono così importanti. Ci siamo dovuti ingegnare, soprattutto grazie ai tecnici, di cucire proprio la cucina con gli spazi che avevamo. Loro mi hanno comunque accompagnato nel miglior modo ad avere questa cucina, seppur in spazi ridotti, allo stato dei fatti super funzionale per il lavoro che sto facendo in questo momento. Quindi un rapporto di grande, come dire, collaborazione che ha portato a disegnare qualcosa in uno spazio. Quanto è grande questo spazio? E siamo sui 30 metri quadrati, quindi 30 o 33 metri quadrati, molto piccola. Piani di lavoro continui, prima chiaramente questo non era presente, quindi bisognava sempre fare una pulizia di fondo. Dal punto di vista igienico avete avuto dei miglioramenti? Abbiamo avuto dei grandi miglioramenti, perché abbiamo questi tavoli unici, abbiamo messo una parte di induzione come avevo chiesto io, poi abbiamo con i tecnici studiato un cassetto a mantenimento dove io gestisco la temperatura e metto a riposare le carni, i pesci, in alcuni casi ho fatto delle cotture prolungate, soprattutto mi ha dato una possibilità di accorciare dei tempi. In termini di energia e sostenibilità avete avuto un grande vantaggio. Assolutamente, assolutamente, perché chiaramente l'induzione quando è spenta non è in funzione rispetto magari anche al gas, dove c'è la fiammella sempre accesa. Non abbiamo parlato di piatti e del tuo stile, tu come lo definiresti? Ai clienti faccio sempre una battuta molto simpatica, dico siamo una cucina di casa un po' più ricercata. Nella costruzione di un piatto partiamo dalle basi, che potrebbero essere dei brodi, sino ad arrivare alle classiche marinature che si fanno per i pesci o per le eventuali carni. Che cosa non può mancare in una cucina, anche da un punto di vista tecnico, secondo te? Una salamandra è doveroso averla. Questo un cassetto a mantenimento è fondamentale, e poi altre piccole attrezzature che possono essere un pacojet, un frullatore importante, potente, creme, salse, il pesce, il pescato, quasi tutti i giorni. Avere queste piccole attrezzature ti permettono anche di avere una cucina quasi espressa. Insomma, la cucina è fatta di dettagli. Il dettaglio, ripeto, viene dalla parte tecnica, quindi da un buon fornello e poi dall'estro dello chef, che mira chiaramente al dettaglio, perché è il fine, raggiungimento di uno scopo, in questo caso nella costruzione di un piatto. La perfetta integrazione tra l'uomo e la macchina. Esatto. Rocco De Santis, grazie infinite per questa bella chiacchierata e buon lavoro. Grazie a voi e spero di rivedervi presto. Grazie. Grazie.